Sigfrido, non c'è il report stasera. Questa sera il report parleremo. No, non è lunedì stasera. Sera report. E poi siamo su Rai Radio 2, non è Rai 3 questa, insomma, Ranucci. Questa sera il report. Sì, purtroppo mi hanno dato questo programma con più R al mondo, per di più su Rai 3. Certo. Potevano darmi altre trasmissioni, tipo Domenica In? No. Senza R? No, infatti. Uno Mattina? Niente. No. Detto fatto, al posto di Bianca Guaccero. E invece no, no, hanno dato report su Rai 3, che sfida. Comunque stasera report, stasera report parleremo di un grande scandalo nel mondo del calcio. Ma dai, vabbè, questo è un bel tema, insomma, scottante. Sì, parleremo di una vicenda che coinvolge un gruppo di adolescenti che ogni anno verso la fine di agosto si riunisce e si dedica ad una spaventosa compravendita a suon di miliardi dei calciatori più famosi della Serie A. No, ma dai, questo è incredibile. Con una vera e propria asta al rialzo. Trasferimenti a cifre esorbitanti, in barba al fisco. Sì, barba, in barba al fisco. Ranucci, ma non starà mica parlando del fantacalcio? Sempre stasera al report su Rai 3. Spaga pure. Spaga. Fantacalcio. Stasera al report parleremo anche di OGM. Ah, vabbè, allora diventiamo seri per un attimo. Sì, organismi geneticamente modificati. Sì, parleremo di uno chef condannato all'ergastolo. Addirittura. Che ha fatto di così grave? Magari qualcosa, ha ucciso qualcuno con qualche sostanza letale contenuta dentro i prodotti OGM. Cosa ha fatto? Peggio, peggio. Tipo? Ha aggiunto la panna nella carbonara. Vabbè, dai. Ranucci, ma sono cose da dire. Sempre questa sera report. Non c'è il report. Vabbè, di grazie scandali. Sigfrido Ranucci. Stasera grazie. Report. Non c'è il report. Su Rai 3. No, siamo su Rai Radio 2. Non è Rai 3. No, no. Oh. Grazie Sigfrido, non farti vedere mai più. Radio 2.